La società si è quotata su AIM nel 2015 e lavora prevalentemente nel segmento dell'informazione finanziaria, sia su carta che su web, ed ha avuto di recente un accordo molto importante di cui ci parlerà il dottor Monacca. Grazie. Allora, grazie a tutti, grazie anche soprattutto al FOPA che ha consentito di anticipare il mio intervento per impegni. Allora, prima di far scorrere velocemente le slides, per chi non ci conoscesse, spero pochi, Blue Financial Communication è una casa editrice indipendente che ha più di 20 anni di storia, è stata fondata nel 95 dal dottor Denis Masetti, che sostituisco oggi proprio perché lui è impegnato in un evento di cui adesso parlerò e che ha un'importanza fondamentale per la vita della società. I prodotti di punta fino adesso di Blue Financial Communication sono posti nel banco in fondo alla sala e sono Blue Rating e Private, che sono due prodotti leader nel settore dell'informazione finanziaria destinata al risparmio gestito al personal business. A questi prodotti si aggiunge quello di cui adesso vi parlerò, che rappresenta un po' la nostra novità su cui puntiamo molto per i prossimi anni, e che è il prodotto Forbes. Adesso questa è una bella presentazione del sottoscritto. Io sono consigliere indipendente della società, mi occupo più degli aspetti finanziari che degli aspetti di business, ma diciamo seguo un po' l'azienda e tutte le sue componenti. Allora, ad aprile di quest'anno BFC ha stipulato un accordo in esclusiva per Italia, Svizzera e Monte Carlo, Svizzera italiana, quindi Lugano e Monte Carlo, con Forbes Media. Forbes Media è, penso lo sappiate tutti, forse la casa editrice più importante nel settore dell'informazione finanziaria per quanto riguarda la brand reputation negli Stati Uniti. A partire da aprile BFC diventa l'editore in esclusiva per 5 anni rinnovabili di ulteriori 3 di tutto il mondo Forbes, con un accordo che si articola sostanzialmente in 3 parti. C'è il magazine che uscirà, questo è un aspetto diciamo che di anticipo, uscirà in edicola per la prima volta in Italia il 24 ottobre. C'è poi la parte relativa a invece la parte digitale. Forbes è molto attiva sulla parte digitale e anche il sito partirà a breve, il sito Italia. E poi c'è la parte eventi, Forbes Live. Noi abbiamo pronta la squadra è composta da direttore responsabile della parte carta stampata, il dottor Alessandro Rossi, il direttore responsabile del sito è Marco Ballassina e invece il responsabile di Forbes Eventi è Oscar Giannino, che peraltro ci ha fatto il piacere di presentare il 13 di settembre al Four Seasons l'iniziativa Forbes. Adesso vi mando velocemente un video di 2 minuti di Steve Forbes, di cui poi parleremo. Enjoys today a remarkable reputation as the most trusted resource for the world's business and investment leaders. Today, I'm delighted to announce the launch of the Italian edition of Forbes magazine, along with the website. I wish it all the best, and I believe it will have the strength and ability to position itself in the Italian market the same way it did in the U.S. during the past century. Italy is a wonderful country, and the American people love it for its remarkable culture, history, traditions, great food. And we also appreciate your capacity for hard work, entrepreneurship, and innovation. Therefore, I'm very happy to have chosen Blue Financial Communication as our Italian partner. BFC is a young media company, very keen to achieving great success, with a deep understanding of the domestic market and an innovative approach to project management and web-based strategies. These are the same values we cherish at Forbes. Indeed, Forbes and BFC are willing to work together, sharing a strategic partnership and bringing to Italy information and products of the highest quality for an exclusive audience of mindful readers and demanding advertisers. Let me wish one more time all the best of luck to the Italian edition of Forbes magazine. I
I've been privileged to visit Italy many times and look forward to doing so soon again. It is indeed a uniquely fascinating country. Ecco, dopo aver ascoltato e visto il volto rassicurante di Steve Forbes, qualche elemento, poi passiamo a darvi alcune specifiche sul nostro business plan. Ripeto, la prima uscita di Forbes è prevista il 24 ottobre. Per chi non conoscesse, Forbes ha, diciamo, al mondo 38 edizioni locali, quindi si aggiunge questa, diciamo, 39esima edizione attraverso BFC, ha 90 milioni di persone che ogni mese, clienti che ogni mese ricevono o comprano la rivista in edicola. In Italia uscirà la rivista a magazine a 3,90 euro. Abbiamo in mente una campagna anche abbonamenti particolarmente interessanti per il primo anno, proprio per il lancio dell'iniziativa. In particolare poi siamo molto confidenti sul fatto che anche la programmazione degli eventi Forbes possa poi dare un contributo molto importante anche, diciamo, in termini di revenues a tutto il gruppo. Allora, diciamo, Forbes, abbiamo parlato di questo perché rappresenta, come diceva giustamente Anna Lambiase, la novità per noi del momento. La società è stata quotata a BFC nel 2015, oggi ha sostanzialmente 3 sedi, Milano, Londra e Hong Kong, perché, come vediamo, diciamo, le linee di prodotto su cui tendiamo a insistere molto e su cui puntiamo il nostro business plan per i prossimi 4 anni sono sostanzialmente quelle indicate. Abbiamo Forbes, di cui brevemente abbiamo parlato, come sia parte appunto carta stampata, digitale, eventi. Come vi dicevo, il prodotto leader ad oggi rimane Blue Rating, che viene distribuito sostanzialmente ogni mese, è distribuito in edicola, nelle edicole delle principali città, e viene distribuito alle 2500 agenzie di consulenti finanziari, alle 3000 agenzie di banche presenti su tutto il territorio nazionale. Nel 2015, dicembre 2015, abbiamo diciamo, lanciato la rivista Private, che è più invece destinata al mondo del private bank e del wealth management, che viene inviata ogni mese, appunto, non solo alle principali banche di private banking, ma anche ai venture capitalist, ai family office. Ecco, su questa triade Forbes, Private, Blue Rating, dove sono presenti su entrambe, diciamo, gli aspetti di carta stampata e di digitale, si aggiungono Guruf, che è, diciamo, il primo social network che viene lanciato quest'anno, ma le cui revenues sono previste a partire dal 2018. Sostanzialmente è il social network che mette in contatto i fruitori dei servizi di finanza con i provider. È sostanzialmente un social network che vuole creare una brand reputation dei provider di servizi finanziari, un po' come Google e TripAdvisor. Ha un business model estremamente semplice, ma in cui noi crediamo molto, e che dovrebbe consentire, a partire già dal 2018, di poter diciamo, avere un suo sviluppo soprattutto sui mercati asiatici, oltre che su Londra, che rappresenta la piazza da cui, diciamo, il progetto Guruf parte e, diciamo, di cui abbiamo poi la sede a Londra. IT Forum è la manifestazione più importante nel settore del trading e degli investimenti che si tiene ogni anno a Rimini, è gestita da ITE, che è una controllata di BFC. Quest'anno per la prima volta ci sarà un secondo evento a Milano, organizzato sempre da ITE e sempre ovviamente sul discorso del trading e del risparmio. La terza novità che noi abbiamo, quindi, oltre a Forbes, Blue Advisor, ITE è già stata acquisita l'anno scorso, la maggioranza, anche utilizzando una parte del capitale che abbiamo raccolto in IPO nel 2015. La terza novità è Blue Advisor. Blue Advisor è in sostanza la prima, come posso dire, piattaforma fintech di proprietà lanciata da Blue Financial Communication, che intende
mettere al servizio dei consulenti finanziari tutta una serie di servizi che siano MiFID compliant. Voi sapete tutti che nel 2018 parte la MiFID, questa creerà una serie di adempimenti importanti, anche un po', posso dire, pesanti per coloro che devono sottostare alla MiFID, quindi la contrattualistica, la reportistica, il monitoraggio documentale verrà offerto attraverso questa piattaforma che ha un business model molto semplice basato su abbonamenti mensili o annuali. Noi crediamo molto in questo tipo di progetto, anche perché la fidelizzazione del cliente su questo tipo di attività è molto forte. Allora, qualche numero, anche noi qui non abbiamo ancora approvato la semestrale, però possiamo sostanzialmente dire che dividendo tra magazine, digital ed eventi, noi oggi siamo sulla siamo in linea col forecast di 3 milioni e mezzo di fatturato per il 2017. Naturalmente, come vedete, l'esplosione dei valori, esplosione per modo di dire, si intende positivo, la crescita dei valori di fatturato 2018-2021 è sostanzialmente trainata da, oltre che dal consolidamento dei magazine e dei prodotti editoriali già esistenti, soprattutto dal lancio di Forbes, qui crediamo molto, tra l'altro premetto che la raccolta pubblicitaria del primo numero sta andando molto bene, quindi in linea con le nostre aspettative, e anche dal discorso del lancio di Guruf e di Blue Advisor. Quindi noi oggi abbiamo all'incirca un EBITDA del 10%, probabilmente appunto la quotazione NIME non riflette ancora tutte queste situazioni, perché siamo sostanzialmente, come tante aziende dell'AIM, un po' inchiodati come prezzo da un po' di tempo a questa parte. Speriamo ovviamente che soprattutto qui sulla piazza di Lugano, alla luce anche della giornata odierna, ci possano essere anche dei movimenti positivi. Non sto facendo ovviamente nessun tipo di aggiotaggio previsto. Poi l'evoluzione dei ricavi per linea di business porterà, come vedete, a una evidente, ovvia crescita del digitale, anche se noi riteniamo che nella nicchia di mercato in cui siamo, cioè l'informazione finanziaria destinata al personal business e comunque ai consulenti finanziari, sia un'informazione che renda anche dal punto di vista economico nel suo settore tradizionale, cioè quello della carta stampata. Poi è evidente che l'effetto traino di Forbes lo vedremo. Noi siamo dell'idea che Forbes, per esempio, la prima tiratura pensiamo di fare 100.000 copie, poi vedremo in funzione di come andrà la domanda, come tarare questo aspetto. Il mix dei ricavi è quindi diciamo divise per linee di prodotto. Vedete che alla fine del nostro periodo di business plan riteniamo che Forbes dovrebbe avere comunque un peso molto importante, insieme con anche Blue Advisor, ma rimanendo sempre la Blue Rating come prodotto su cui continuiamo a puntare. Il breakdown del fatturato, quindi tra magazine, eventi e digital, fa vedere come si evolverà nel 2021, ma progressivamente ovviamente non è una fotografia di un anno lontano, è il frutto di questa, diciamo, innovazione di prodotto che stiamo portando avanti attraverso appunto il lancio di queste nuove iniziative. I punti di forza, noi riteniamo, del progetto BFC è che ha oltre 20 anni di storia, una diversificazione su progetti integrati ma anche diversificati sui clienti, internazionalità, perché ovviamente non ci fermeremo a Forbes, ma avremo in mente anche altre iniziative che comunque daranno sempre una maggior grado di internazionalizzazione al progetto. Il posizionamento, secondo noi, nel settore della personal finance è un posizionamento che riteniamo positivo e vincente. L'orientamento al digitale, lo dicono un po' tutti, noi riteniamo di poterlo aver realizzato almeno in parte già oggi. Il fintech, anche questo con la piattaforma di Guruf, riteniamo che il fintech darà degli ottimi risultati in futuro, e quindi la scalabilità dei progetti e la redditività degli stessi ci sembra uno dei motivi fondamentali per poter investire nel titolo.
Vi ringrazio.